Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi finalmente della friggitrice ad aria. Uno strumento che incuriosisce tantissimi di voi e che, ammetto, io stessa ero molto molto curiosa di scoprire. Vi parlerò in generale un po' di come mi sto trovando io con la friggitrice ad aria, di quello che cucino, un po' delle sue caratteristiche, diciamo, generali e poi risponderò alle domande che mi avete fatto al riguardo. Prima di cominciare vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo abbonandovi, ringrazio tantissimo gli abbonati al canale, in particolare Virginia. Potete iscrivervi, mettere mi piace a questo video, consigliarlo ai vostri amici, oppure qua sotto in descrizione trovate diversi link e codici sconto affiliati. In pratica cliccando sui link o utilizzando i miei codici da affiliata potrete avere uno sconto e una percentuale andrà a sostenere il canale. Grazie mille! Innanzitutto, che cos'è la friggitrice ad aria? È essenzialmente una friggitrice, ma non utilizza l'olio. Quindi è un dispositivo che serve a cuocere gli alimenti o a scaldarli utilizzando una temperatura in genere molto molto alta e questo fa sì che gli alimenti siano poi croccanti come se fossero fritti, ma non utilizza l'olio. È in realtà possibile utilizzare un qualche grasso per rendere un po' più saporiti gli alimenti, ma non è necessario per rendere il tutto croccante, soprattutto per cuocere. Il suo funzionamento, diciamo, che è molto simile a quello del forno ventilato, ma a parer mio una cosa non esclude l'altra, perché infatti se utilizzano lo stesso modo per, diciamo, cucinare, scaldare gli alimenti, secondo me ci sono molte differenze. Innanzitutto la friggitrice d'aria è un elettrodomestico piccolo che puoi spostare, il forno solitamente no. Le dimensioni sono molto diverse, la friggitrice d'aria ce ne sono, vabbè, svariati modelli, svariati tipi, però ha comunque una dimensione molto ridotta rispetto al forno. E anche la capacità, la capienza è sicuramente ridotta, quindi la quantità di alimenti che potete cuocere nella friggitrice d'aria è sicuramente inferiore rispetto alla capacità del forno. Poi, in base anche alla dimensione del forno, spesso è possibile cuocere a livelli, quindi eventualmente cuocere anche più cose assieme. Nella friggitrice d'aria questo non si può fare. Un'altra differenza, secondo me, sta nella pulizia, perché la friggitrice d'aria, oltre ad essere più piccola e, diciamo, mobile, è sicuramente più facile da pulire rispetto al forno. Anche qua dipende da modello a modello. La mia ha il cesso comunque che si smonta ed è completamente antiaderente, quindi è super facile da lavare. Ci sono molti modelli che hanno i pezzi lavabili anche in lavastoviglie, quindi è ancora più facile da pulire. Ed è una cosa che vi consiglio di fare comunque tutte le volte che la utilizzate. È veramente semplice, un po' come lavare, secondo me, una padella, quindi ci mettete veramente pochissimo tempo e questo vi permetterà di mantenere la friggitrice ad aria per più tempo e soprattutto quando andate a cucinare, comunque la qualità del cibo, il sapore è sicuramente migliore. Per cosa può essere utilizzata la friggitrice ad aria? Essenzialmente per ogni cosa, per friggere, diciamo, qualsiasi alimento, ma anche per scaldare ad esempio i surgelati o per cuocere banalmente, che so, della pizza, dei panini, i wurst, qualsiasi cosa. Io infatti mi ero incuriosita molto riguardo alla friggitrice d'aria perché l'avevo vista utilizzare da alcune donne coreane. Io adoro tantissimo i videovlog, soprattutto di cucina, come lo fanno le donne coreane, perché lo trovo molto rilassante, mi piace tantissimo scoprire comunque dei cibi diversi e mi ero imbattuta infatti in un video in cui veniva utilizzata soltanto la friggitrice d'aria per fare i dolci, per fare i primi piatti, per fare appunto la pizza, eccetera. Quindi mi ero incuriosita molto perché non ne sapevo abbastanza. Quindi essenzialmente può essere utilizzata veramente per ogni cosa, proprio come il forno. Perché quindi utilizzare la friggitrice d'aria al posto del forno? Secondo me si cuoce molto più velocemente nella friggitrice d'aria e per quanto mi riguarda il risultato finale che riesco a ottenere, ovvero la croccantezza degli alimenti, che siano le patate, le cotolette, le polpette, qualsiasi cosa, non riesco a ottenerla col forno. Secondo me il motivo è dovuto principalmente al fatto che la friggitrice d'aria è più piccola e quindi si scalda molto più velocemente.
calore rispetto al forno e il calore è tutto concentrato in una porzione comunque di spazio piccola e quindi questo secondo me permette di cuocere più velocemente l'alimento e dargli quella croccantezza. Una domanda che mi avete fatto in tantissimi riguarda l'odore. Non utilizzando olio, la friggitrice ad aria non puzza, non ha l'odore tipico di quando si frigge in casa, proprio perché manca l'olio. Chiaramente si può utilizzare dell'olio, ma è veramente molto molto meno rispetto all'olio che si mette ad esempio in padella per friggere. Io ad esempio in alcuni casi spennello con un po' d'olio d'oliva o olio di semi in base comunque ai gusti e poi metto nella friggitrice ad aria. Questo serve a dare semplicemente magari un po' di sapore in più e a dorare leggermente la superficie dell'alimento. Non è una cosa che rivoluziona o incide sulla croccantezza del piatto, assolutamente. Magari dà un aspetto appunto di fritto, non essendo fritto, o dà quel gusto un po' più saporito agli alimenti. Io ad esempio faccio così per quanto riguarda le patatine fritte, per dargli quel sapore un po' più grasso, un po' più saporito, le spennello leggermente con dell'olio. Ma non è assolutamente necessario utilizzare dell'olio, proprio perché frigge con l'aria, quindi è il calore che permette al cibo di essere croccante, non l'olio. Mi avete chiesto anche se vale la pena, se l'entusiasmo nel tempo diminuisce, se è un ottimo investimento. E secondo me queste sono tutte cose molto soggettive. Dipende da come cucinate, quali sono le vostre abitudini alimentari, che cosa mangiate. E in base a questo può ovviamente cambiare l'esigenza. Come vi dicevo, il metodo di funzionamento è molto simile a quello del forno ventilato, quindi se non avete particolari esigenze, non friggete spesso o comunque riuscite a rendere alcuni alimenti croccanti anche in forno, non dovreste sentire la necessità di una friggitrice ad aria. Io l'ho acquistata perché in realtà a me piacciono molto i piatti fritti, ma non friggo mai in casa, perché a volte non lo trovo molto salutare, non mi piace utilizzare molto olio per cucinare, però mi piace la croccantezza del piatto e quindi ho deciso di fare questo, diciamo, investimento per questo motivo. In realtà le friggitrici ad aria hanno prezzi molto molto variabili, dai 40-50 euro fino anche a 130-150, dipende molto dal modello. Il funzionamento bene o male è sempre lo stesso essenzialmente, cambia magari la dimensione, la potenza, alcuni hanno dei programmi preimpostati, quindi se volete cuocerci il pesce magari c'è il tasto del pesce e già vi imposta una temperatura e un tempo di cottura. Per quanto mi riguarda va molto anche ad esperienza, magari le prime volte mettete un tempo e una temperatura e potete controllare, comunque potete aprire il cestino durante la cottura e controllare come sta andando, una cosa che vi consiglio di fare, e anche di magari girare l'alimento più o meno a metà cottura in modo che sia ben cotto e dorato da entrambi i lati. L'entusiasmo può scemare dopo l'inizio, no? Perché quando c'è qualcosa di nuovo sei lì che ti dedichi, che vuoi sperimentare, poi magari effettivamente di tempo non hai tanto da dedicare, quindi diventa più un'abitudine e l'entusiasmo scema per questo motivo. Io continuo a utilizzarla molto, praticamente ogni settimana, per fare ad esempio le patate o le polpette, mi piace molto farci anche i French toast. Con la friggitrice ad aria si riescono a cucinare anche diversi piatti pronti o magari congelati, soprattutto da delle ragazze americane ho visto che utilizzano la friggitrice ad aria proprio per gli alimenti surgelati. Io non acquisto quasi nulla di surgelato, soltanto il pesce, e preferisco cuocerlo lentamente in forno. Però potrebbe essere utile appunto per quelle persone che magari hanno poco tempo o sono abituate a comprare dei piatti pronti, essendo la friggitrice ad aria, come vi dicevo, piccola, si riscalda più velocemente, concentra il calore in un punto, potrebbe essere comodo se ad esempio non avete, che so, il microonde o comunque vi scoccia utilizzare il forno, pensate che i tempi siano troppo lunghi, la friggitrice ad aria potrebbe essere appunto utile anche in questo senso. Il fritto della friggitrice d'aria ha lo stesso sapore del vero fritto? Chiaramente no, perché non essendoci il grasso, il sapore può essere differente. La croccantezza è uguale, se non migliore, nella friggitrice d'aria, perché diciamo una croccantezza
secca, non unta. Però il sapore è chiaramente differente, perché quello che dà magari un po' di sapore in più può essere proprio il grasso. Per questo, quando magari cucinate utilizzando la friggitrice ad aria, quello che posso consigliare per la mia personale esperienza è di insaporire per bene quello che andate a mangiare, in modo che non si senta una carenza di gusto una volta cotto il piatto. Questo non significa necessariamente metterci del grasso o spennellare l'alimento con dell'olio, ma può essere anche solo utilizzare qualche spezia o erba aromatica in più. Per quanto riguarda, ad esempio, le patatine fritte, si sente che sono meno unte, meno grasse, ma secondo me non sono meno buone rispetto alle patatine classiche. Per quanto riguarda la cotoletta, stessa cosa, la trovo identica, uguale per i French toast, anzi, in friggitrice ad aria forse mi piacciono anche di più proprio perché sono meno unti, meno grassi e sono un po' più sfiziosi. La cosa poi può cambiare chiaramente da alimento e alimento, ma alcuni mi hanno chiesto se il fritto con la friggitrice ad aria fa male come il fritto classico. In linea generale no, perché appunto manca il grasso, però non è che tutti i cibi fritti facciano male, bisogna anche saper friggere bene e soprattutto non è detto che sia il fritto a farvi venire magari delle imperfezioni sul viso o farvi star male. Quindi diciamo che anche questa è una cosa molto soggettiva che dipende da tanti fattori diversi. Cosa si può cuocere nella friggitrice d'aria? Penso di averlo bene o male detto, ma qualsiasi cosa, perché appunto funziona esattamente con un forno. Vi piacciono, che so, le verdure un po' croccanti, potete infilarle dentro, potete scaldare dei cibi già pronti o dei prodotti surgelati, potete farci le patatine fritte. Una cosa che a me piace molto fare è arrotolare del pan carré, ad esempio, attorno a un wurster e cuocerlo a mo' di hot dog. A volte lo passo, una volta arrotolato, lo passo nell'uovo e poi nel pan grattato e poi lo metto nella friggitrice ad aria. Sembra proprio un tipo corn dog, molto, molto croccante, ma appunto leggero, senza bisogno di olio. E può essere un'idea carina anche da portare via come snack, appunto, salato durante la giornata o come merenda. Un'altra cosa che mi piace fare molto è il French toast, quindi del pan carré, pan bauletto, imbevuto in latte, uovo, zucchero. Magari vi lascio la mia ricetta qua sotto in descrizione. A me piace poi coprirlo un po' con cereali tipo cornflakes, e anche questa può essere un'idea carina. In generale, tutto ciò che ruota attorno al pane, tipo pan carré, può essere un'idea carina anche da portare via perché occupa appunto poco spazio, ma banalmente si può preparare veramente qualsiasi cosa. Devo provare la mia ricetta dei ceci. Dovete sapere che come snack salato a me piacciono tantissimo ad esempio gli spinaci o i ceci passati in forno, perché risultano veramente molto croccanti. Devo però ancora provarlo, però potrebbe essere un'idea di nuovo per uno snack salato. Come vi dicevo, ci sono alcune donne coreane che lo utilizzano anche per fare il pollo o la pizza. Chiaramente non è una pizza vera e propria come la nostra, però se si hanno poche pretese, no, di rimanere ancorati proprio al termine, si cerca un po' di reinventare, secondo me potete veramente sbizzarrirvi e fare qualsiasi cosa. Diciamo che l'unico limite è la vostra fantasia e la capienza della friggitrice ad aria. Io ad esempio quando faccio le patatine chiaramente non mi ci stanno tutte, anche perché io preferisco fare uno strato sottile in modo che vengano cotte in maniera più omogenea possibile tutte, quindi in genere faccio due mandate. Cuociono in 10-15 minuti proprio al massimo, faccio due mandate, intanto mangiamo quelle che sono pronte e aspettiamo che siano pronte le successive. Penso bene o male di avervi detto tutto per quanto riguarda le mie esperienze e le domande che mi avevate lasciato. Se avete magari altre curiosità, scrivetemele qua nei commenti. Chiaramente non credo di averlo fatto prima come premessa, ma io non sono un'esperta, non sono una cuoca, non sono una nutrizionista, non sono niente, sono una persona comunissima, una persona che potreste pescare per strada, che ha comprato questi soldi la friggitrice ad aria e l'ha utilizzata per dei mesi. Quindi tutto quello che vi ho raccontato deriva dalla mia esperienza con la friggitrice che ho io e dipende anche da quelli che sono i miei gusti esigenti.
esigenze alimentari, le mie abitudini. E nulla, quindi spero che la mia esperienza possa esservi utile. Questo è stato veramente uno dei video più richiesti, perché in tutti i vlog in cui facevo vedere la friggitrice ad aria mi lasciavate sempre tantissimi tantissimi commenti, e quindi spero effettivamente che questa attesa sia valsa la pena e che vi sia utile. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!